Allora, è arrivato un paccone enorme della mia amata First 4 Figure. Non l'ho ancora completamente aperto, dunque lo unboxiamo a tempo voi. Ok. Allora, la First 4 Figure, io cioè, l'ho sempre detto, lo continuo a dire, sta facendo le figure più care, eccetera, ok, ma veramente, veramente fatte bene. Era un mio sogno da parecchi anni che ne facesse una. L'ha fatta e qua dentro la stiamo tirando fuori. L'unica cosa è che io avrei fatto in una posa diversa. Dunque, l'ha fatta, ero contento, ma non esageratamente. Allora, un ballo, un ballo. C'è Cameron che ride. Colpito. Palalla. Allora. Non in quel senso. Allora, andiamo ad unboxare. Oh, guardate, è la numero 474. Togliamo il sacchetto. La First 4 mi ha fatta anche di più, mi sono d'accordo, però è veramente. Allora, io vediamo se l'idea mi piace, chi conosce Zelda, chi conosce il gioco, io l'avrei fatta nella pose in cui magari tipo aveva l'arco di luce messa così che scagliava la freccia, molto, molto, molto significativa, e poi avrei fatto una limited in cui la freccia di luce si illuminava, sarebbe venuta una figura esagerata. E invece qua hanno rifatto la versione che magari trovate anche in quelle piccole di Twilight Princess, cioè hanno un po' ricopiato una figure che c'era già. Sul retro la First 4 Figure mette un codice, una carta in cui puoi autenticare la tua figure. Dunque, oltre ad avere limitate con il numero di pezzi eccetera, autentichi anche chi ce l'ha, cioè il proprietario, metti la figure. Dunque, figata, perché oltre ad essere un numero limitato, qua un migliaio o poco più, puoi autenticarle come tue, mettendo chi è, almeno se qualcuno le compra per rivenderle, è un discorso diverso. Dunque la First 4 sta facendo un ottimo lavoro. Magari a volte manca di inventiva, scusate il rumore con il nastro, ma a volte ti sorprende, tipo quando ha fatto uscire il Goron, non mai pensavo nella vita che uscisse la figura del Goron. Dunque proviamo, proviamo a aprire, se abbiamo beccato il lato giusto. Abbiamo beccato di schiena, va che culo. Allora, togliamo, qui innanzitutto c'è la spada. Spettacolare. Bianca trasparente, sotto sono tutte numerate. Princess Zelda. Va solo poggiata sopra adesso. Facciamo tutto questo in modo molto delicato. Non vorrei fare la figura di quello che ha comprato il primo iPhone 6, lo ricordate? C'è un video in cui il primo che ha comprato l'iPhone 6 lo applica davanti a tutti. Un miliardo di visualizzazioni. Un miliardo di visualizzazioni. No, scherzo. Sì, ho guardato tutta la donna, no? Guardate che bello. Mi guardo un attimino, ve la poso su questa. La spalla è realmente appuntita. Guardate il mio dito. Realmente appuntita. Ammazziamo il camera. Allora, secondo me c'è un... No, no. No, dunque secondo me si svita. Sì, si svita. Perfetto. Tutto, tutto molto live.
ascoltiamo. Qui c'è uno strato movibile, ne mettiamo ancora un po' di qua, una figata. Adesso il problema è sempre quello, dove cazzo me la metto? Veramente bella, qui c'è un po' di casino, ma un unboxing. Ma veramente bella. Facciamo, faccio fare un giro, guardate. Tutto live perché l'ho voluto aprire subito. Anche per questo video è tutto, alla prossima! Sempre nuovi video! Iscriviti al canale! Alla prossima! Iscriviti alla pagina Facebook! Perfetto!